ma datemi il mio... Un cuscino? Visto. C'è. Anche quell'altra chiappa? Ma magari. Simone c'ha un cuo così. Oh, bello. Oh. No, veramente, vi farei vedere dove sta seduto Simone. Senza cuscino. Eh sì, è vero. Mi fai vedere che c'è. Però adesso sei in braccio a me. Ma infatti te devi stringere, cioè tagliate le gambe. Io non voglio far tagliare le gambe. Spostiamo. Vai, vai, Leo. Allarga. Vai. E niente. Voi potete capire con chi ho a che fare. Benissimo. Allora, qua siamo... Simone, basta di attaccarmi i peli. Detto così. No, beh, insomma, allora, stasera andiamo a presentarvi dei liquidi che ci ha mandato la nostra carissima amica Ariane. Ariane probabilmente stasera non so se riuscirà a seguirci, perché penso che sia la fiera in Germania, perché oltre a quella di Parigi mi pare di aver visto che ci sia anche quella in Germania. E sono i miei aiuti. I Chubby Boy. Opla. E uno si è suicidato. Almeno fa qualcosa. E sono questi qua. Questi sono dei liquidi malesiani. Malesiani, ottimi. Made in Malesia, sia per quanto riguarda l'aromatizzazione, sia quanto riguarda la produzione. Quindi tutto made in Malesia. Allora, questa sera appunto li assaggeremo insieme. Quante volte lo vorrò dire? Li assaggiamo insieme, ragazzi. Ok. Partiamo. L'assaggiamo. Insieme. Allora, scegliete il colore, esatto, solito giochino. Però aspetta che entra un pochino più di gente. Allora, non scegliete il colore, invitate gente, il primo. Dai. Il primo lo scelgo io. No, no, lo facciamo scegliere loro. Dai, fammeli divertire un pochetto. Che magari stanno a casa, se si annoiano. Di là? Sì. Sì. Allora, bene. Guarda, mi faccio la bottiglietta mia gassata, grazie. È qua sopra proprio, sopra la menzolina. Oh, guarda, per me è in Chianti. Sì, perfetto. A me la birra. Allora, questa è la birra. Siamo in 5, grazie. Scusate. Io il Chianti non lo voglio. No, perché so che mi porti. Ecco il Chianti. Ecco il Chianti. Ecco il Chianti. Chi c'è? Sonia! Sonia, tu li conosci questi qua, i Chubby, vero? I Chubby Boy, hai avuto modo di provarli? Ottimi! Biru! Leo? Sì? Cioè, rischio la caduta da un momento all'altro. Adesso sai quello che si prova. Cioè, da lei la dovremmo far stare un metro. Ma veramente, Sonia? Cavolo, la prossima volta vengo in Puglia, dove inizio a trovare? Sono grazie, buonissimi. A me me li ha fatti provare Ariane. Avevo piacere di provarli con loro. Porelli, non sapevano che fa stasera. E, e provarli con voi, ovviamente. Ci ha sequestrati, eh? Ho chiuso la chiave la porta. Io potete la sfondo. A testate, magari, vero? No. Fino a poco tempo fa lui aveva una peccetta così in fronte, un cerottone gigante. Beh, la definisci peccetta. Di qui. Peccetta. Cerottone. Scusate, mi è scappato in gubinish. Gubinish. Ciao Maria, Maria, io voglio te in live con me qui a fianco di, a posto di Simone, a posto di Leonardo. Sì, la clonamo, una da una parte e una dall'altra. Sì. Famo una cosa, Maria, famo usci Giordana, vieni qua con noi. Dai, siamo in 7, vogliamo cominciare? Si è spostato tutto nel frattempo. Scegliete un colore. Dov'è il colore? Yeah. Scegliete un culone. Un culone è mio. Io dico solo quello. Io sono Maria. Ah, lo so Maria. C'erano due che sono simili. Sì, è vero. Scegliete un colore. Un culone. Un colore. Buonasera Luca, ciao. Vai più a destra, a sinistra, ciao.
Fateci stare altri 2 minuti così e ci piano le sincopi. What are you doing? No, what the fucking are you doing? Luca, state ancora. Negozi. Sì. Licius, ok. E sarebbe Codestos. No. Rosso. Codestos. Quistos. Quistus. Sentito che è latino, ragazzi? Licius, Licius. L'andiamo a assaggiare su. Dai, non abbiamo manco un dripper pronto. Siete proprio. Aspetta che lo secco. Pessimo. Dai. Secchiamo il cotone, arriviamo. Ed è quello che mi secco i labbri. Giallo, hanno scelto il rosso. Il giallo è il prossimo. Fai bene, Roberta, beata te. Non è tocca solo di messi due invece stasera. Non c'è se vede più niente. Ci siamo, eh. Ancora? Dai, su. Uno, due, tre. Vai, poi metti, eh. Benissimo. Allora, andiamo a assaggiare il licius. Quello. No. Sì. È un liquido all'ici. Per favore. Roberta sente solo gli spritz. Io direi beata lei. Beata te, Roberta. Dove ci andiamo a fare gli spritz? Solo? Io direi dopo mojito a gogo. Mojito alla cannella, no, al billo poto. Goccino anch'io, per favore, grazie. I nostri spritz, ma non ce l'avevamo i spritz. Dopo mojito, come se non ci fosse un domani. Che cazzo? Non ci senti la starecchia? Mi stanno uccidendo. Aspetta. Ma scusa, te proviamo qualcos'altro. Fatti a me piace il lici, dai, però poi il secco. Assaggi la sua. Per favore, cioè, fa schifo. Ragazzi, anche persona, questi, cioè, da veri malesiani, cioè, veramente sono una bomba. Ricordiamo il The Chubby Boys Lici. Abbiamo qua un... composizione? 70-30. 70-30. Allora, anche questi, questi sono i sample, comunque vengono forniti in bottiglie Chubby Gorilla 50+10. Me lo faccio già? Ah, yes. Ah, thank you. Veramente, veramente buono. Dolce, si sente molto bene il lici. Non ha la solita aroma ormai che tutti conosciamo di ghiaccio, eccetera, eccetera, eccetera. Aromi estivi. Io ci sento anche dei fiori. Qualcosa di floreale. E lì ci si sente. Tipo il gelsomino. Sì, ma anche... Tranquilla, tanto a me mi fa schifo, lo voglio sentire. Grazie. Sì, sono veramente buoni. Confermo, Sonia. La musica? La musica è andata. A breve confermo pure io, finita. Ma volevi provarlo anche tu per caso? No, perché me lo sono ridrippato per me, mica per niente. Esatto, esatto. Però non è uno zuccheroso. Questo per esempio è spettacolare. Questo è buono. Ottimo. Sta calmo. No. Buonissimo, shampoo. No, è vero, sono dolci, ma non troppo. Comunque non stuccano. Questo riuscirei a svaparlo tranquillamente un giorno intero senza... Sì, ma semplicemente storcere il naso. Non lascia troppo dolce in bocca. È dolce il sapore, però non lascia... Lascia un buon sapore in bocca. Sì. Invece del solito zucchero, lascia per un buon sapore in bocca. Penso che ci abbia una dose zuccherina molto inferiore rispetto ai tanti malesiani che abbiamo già assaggiato. Sì, esatto, esatto. È un po' ghiacciato. No, non è quello che c'era prima. No, neanche. No, sei te che senti il ghiaccio. No, c'è lievemente una punta di fresco, però è lieve, lieve, sì, sì, lieve, no, per lieve. Carità, non è... Quindi... Non è glaciale, però... È asciutto. Il cotone. È pulito. Quindi vai. Bene, io questo gli do 9,5 occhi chiusi. No, beh, io 9. Sì, 9. No. Io 9,5. No. Potrei svaparlo tutto il giorno a ripetizione finché proprio non mi escono gli occhi da fuori. Va bene, passiamo ai prossimi. Io l'ho mangiato. No, vai, Jordi. Leggi.
Ma soprattutto, che cazzo l'ha mangiato il lici? Dai, ma non l'hai mangiato il lici? Dai, cianci un po'. Allora, colore, che cosa scegliete? Dai, non puoi non aver mangiato il lici, Jacopo, sei proprio fuori dal mondo. Con la punta di fresco. Che smorza lo zucchero di troppo, esatto. Può essere, sì. Si sogna. Xia, che di sto? Vai. Luca, sei arrivato tardo. Tanto lo assaggiamo. Pink. Il pink lo assaggiamo su. Chi si offre volontario? Che è però? Asciutto, sorpreso. Vai, asciutto. Questo è pink lemonade. Oh. Non rompere le scarole. Sta zitto. Vero? Qua sopra non l'appoggi più? No, sono incastrato tra le buste e piano. Sto limone l'avete mai sentito? Guarda che veramente vabbè. Come? Beh, veramente c'è è arancio. Ah, ecco perché mi avete detto lemon e ho detto limone. No, non è arancio. Pink lemonade, la Pink limonata lemonade. Rosa. No, serio, buonissimo. Questa è una figata, sì. Ma guarda, di questi non ce n'è uno, mi sa che... Che toppa, eh? Questa è una limonata cremosa, io ci sento una base cremosa. Definisci cremoso, però. È come se ci fosse proprio una crema al limone, più che una limonata. E penso che sia una cosa buona perché smorza l'acidulo del limone, il... No, no, proprio... oddio, non mi ricordo quello che ho letto. Niente. Disastro totale. No, è veramente buono. C'è la nota cremosa. C'è la nota cremosa, sì. Sì, 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 sì. Confermo. Sì, perché non è quel limone piccante, tra virgolette, quello parecchio spiccato. Guarda così, perché hai capito? Cioè, a me ricorda le classiche crostatine con la crema e comunque il limone. Il limone, sì. Esatto. Sì. No, Roberto, ancora no, è quello il brutto. È bello, quella è la natura che la sta... Cioè, manco deve spendere per essere così, quindi va bene. Tutta gratis. Bella, Leo. Grande, Leo, batti le scariche. No, non è vero. Mi è andato un attimo in corto. L'ho messo 9 prima. Tra un po' esplodiamo, ma non importa. Sì, sì. Andiamo, quando finisce. Ok. Ma? Vedi? Da, che voglio riassaggiarlo. Ma adesso si sente quello che c'era prima, il mio. No, io ancora se lo sento. Sì. Buono. Anche questo è veramente buono. Faccio la risata quella forte forte, poi non rido più. Sì, è un Peerless rigenerato con... Peerless. Rigenerato con... Con Cantal twistato da 24 su punta da 3. Centinaio respire. No, mi ricordo, 8, 9. Boh. Porca miseria, ci pensi, Jacopo? No, perché le sigarette ha rigenerato lui, si esplode, Benissimo, io sì, comunque il limone con me casca bene, perciò 9. Casca tutto. 9, assolutamente 9. Faccia da Peerless. Faccia da Peerless. Pure io 9. Io no. 9, quasi 9 e 8. Mezzo. 8, sì. Ok. Sì, un po' inferiore al... Perfetto. Basta fare che è una bomba a mano. Vai Simo, che già che sei comodo puoi anche alzare, esatto, le braccia. Così fra un po' vedevo. Però le braccia alte. Tieni altro, no. Barcollo, ma non mollo. Arancio viola, vai Luca, arancio, gliel'hai fatta. Bella. Allora, arancio viola. Mirai il tuo. Il mio. Il mio no. Andiamo su questo, dai. C'è
Cengun Pacchiano, te invece. Kennedy Pacchiano. Il mio papà è andato. Senta lì. Io mi domando chi l'ha comprato. Allora, questo qua sono dei cereali, latte e... per caso, perché non si era capito se voleva arance viola. Comunque è un cereale con frutti rossi. Ma io da prima che sento un odore di steccata, però. Sei te che stecchi. Il tuo cervello. Cervello. Cioè il cervello steccato. Boh. Sono fallato. Senti? Non ha inserito bene il cotone tra un orecchio e l'altro. Leo, senti? No, no. Goccia. Gli ho dato il goccio. Io purtroppo i cereali nei liquidi non li sopporto. Di goccia è devastante. A me non... non piace. Non piace... No. È troppo carico. A me i cereali non piacciono purtroppo. Beh. Funziona, funziona. L'unico difetto è che fa un po' di condensa sul drip tip, sulla parte interna. Un po' troppa, però beh, perché buona. Fredda sembra freddare, no. Proprio beh, no, non sai che guarda, c'è tipo lo scalino di qui sotto uh-huh. E quindi tutto il vapore si addensa di lì ah, e te dopo un po' senti proprio la goccetta che entra, ti arriva sì, però spettacolare. Ah, i cereali si sentono benissimo, sì, molto molto bene, anche se per il malesiano che è, a me sembra un po' blando. Cioè mi aspettavo qualcosa di più carico, sinceramente. Più che altro qualcosa di più definito. Mi sì. Sarebbe piaciuto sentire proprio sì. Dei cereali e i frutti rossi. Qua invece sento solo una cosa... Cereale. Ma neanche. Miele. Sì, diciamo un mix non ben definito. Si sente la pera. Sì. Un'altra drippatina, come magari no? Era un po' scarico. Sì, perché comunque ci abbiamo svapato un due. Sarà che ce l'ho bagnato all'inizio con la pera, quindi. Ma è pera. Yeah, allora. Sì, un po' scarichino però. Ciao Luca! Un sacco di Luca stasera in live, eh? La serata dei Luca. Rombo. I cereali, sai quelli colorati e la frutta, quelli sarebbero. Poi si sento un liquido cremoso sentito e risentito. Questo non mi entusiasma molto. Per me è un 5. Beh, adesso 5 forse per me no, ma. Ciao Stefi. Per te? 6 e mezzo, dai. Forse 5 pure io. 5 pure tu. Ok. Benissimo. Fai vedere gli altri DOS. Altri io nel frattempo. Gli altri DOS. Un po' d'incenso. Quello è verde. Esatto, i Fruity Loops. O verde o. Verde? Dove lo vedi? Verde? Giallo, che è giallo. Giallo. Sì, c'era una sfumatura. Oppure. Arancione. Tanti auguri a te. Vai, vai. Arancio. Non si dice. Arancio, vai. Arancio. Arancio, arancio, arancio. Ah, questo è? Questo è puro nettare di albicocca. Così dice la descrizione. Ricordiamo che questi liquidi li trovate a breve, penso anche negli store online, negli shop fisici. Composizione 70-30, bottiglia Chubby Gorilla da 60 ml 50 più 10. Buono, sentite l'odore. Allora, in entrata l'albicocca si sente. In uscita? Che senti? In uscita sento i fiori. Un'altra volta. Dai, questi fiori. Oh, sono tipo floreale. Bicocca, sì, la bicoccola. Però dopo quando è finito di svapare, il sapore del bicocca persiste in bocca, fa anche rima. Buono, veramente buono.
Grazie. De nada. Ma sei ancora agito questo affare? Quello ciò? Quello che tieni. Ma c'è parte dentro? Che lascia sempre la ciambellotto. Ciambellotto. Ciambellotto, torta tipica gubina. La bicocca si sente bene qua. I fiori? No. I fiori no. Ci ho provato. E questo è veramente buono. Ecco, questo è un liquido che io mi svaperei tutto il giorno, praticamente. Buono. È fedele, sì, ma veramente, veramente fedele. Ecco, io una cosa che non faccio è non li assaggio mai, perché dopo mi altera troppo la svapata. Naturalmente un conto assaggiare il liquido sulla mano e un conto svaparlo. Sì. C'ha, sì, c'ha sì, qualche liquido proprio viene stravolto. C'ha la punta zuccherina più alta, questo che secondo sì, me. Sì, è vero. Un po' più dolce, un po' non più corposo. Ho notato questa cosa. Scimmia golosa. Sì. Cambia un po' da beh, così sembra proprio di mangiare l'albicocca se lo metti la goccia sul dito. Però il retrogusto è come lo sentiresti con la goccetta presa. Sì, un pochino più blando, però la bocca te la lascia comunque con la bocca. Cioè, a me il retrogusto piace. Mi piace più in uscita che in entrata. Però aspettavo qualcosina di più, Sì. Dalla goccia. Sì. Infatti per questo non li assaggio mai con la goccia. Beh, la goccia un po' tradisce, no? Questo cioè, sì, come dicevi te, Simo. Ti lascia un po' quello zuccherino in bocca. Mm-mm. Delicatissimo, però lascia un però po' lascia un po' più. Perfetto. 8. 8. 8 anche per me. Sì. Grazie sì. Fiori, Grazie Fiori. Grazie. Rimane l'ultimo, il giallo. Che colore scegliete? Allora, questo qua dicono che sia il best seller della linea. E adesso andiamo a assaggiarlo. Che ve lo dica fa. Non l'assaggiare che ti si altera. Oh dai. Sì, esatto, Sonia, è molto delicato, molto delicato. Sì. Molto meno forte, vabbè, molto meno intenso dell'assaggio, via. Il giallo, Sonia, dici? Sì, questo mi ha detto Ariane che è il best seller della linea e sarebbe il Cheesy Donut. Questo qua. E sarebbe una ciambella. La classica ciambella americana. La classica ciambella americana. E invece no, non è una classica ciambella americana. Io aspetta, voglio provarlo su un altro dripper, scusa Simo, mi trovo. Ma il tuo... che assaggio di qua. Sì. Forse è un po' troppo impestato l'altro. Sì, sì. E il tuo? Il mio non lo lasciamo perdere perché è ancora più impestato. No, il suo. Dov'è sto il cap? Sto seccando. Cheesy. No, com'era? Cheesy donut. Formaggio. Assolutamente sì, un Philadelphia tipo, un formaggio cremoso, però molto delicato. Allora, la ciambella si sente, quello che sento io è anche, stranamente sicuramente, è cacao in polvere. Vabbè, dopo i fiori. Wow, addirittura in polvere. Il sapore, guarda, lo do a lui perché
Vedi, sì, esatto, anche lei l'ha sentito. Sì, probabilmente, se non erro, eh. Si sente l'odore, sì, di... Sì. Com'è? I fiori. I fiori, no, no, i fiori no. E ti ammazzo. Comunque sì, dall'odore... Che ho fatto? Ah, no. Te l'ha detto, eh? Sì, sì, ma hai avvisato. Ecco. Formaggio. Ma io ci sento il cacao in polvere. Forse quello che, cacao, quello è quello di... che sarebbe dovuto essere la ciambella, forse sto cacao in polvere. Probabile, però. Perché così sentito dall'atomizzatore. Formaggio puro. Perché ti puzza l'alito. No, è pericoloso il formaggio sui liquidi. Potrebbe avere tante altre similitudini. Passaglielo a lui, va, almeno sta zitto. Ti ricordi l'esempio di quella da cingom? Oddio, quale? Era tipo 100 ml di liquido, che dovrebbe essere tipo la cingom, ma la gomma americana. Uh-huh. Ho fatto. Sade, come avevi detto? Beh, mi ricordo. I caccoletti neri e tra i denti dei piedi. Ma non è vero. Sì, l'ha detto, non mi ha fatto schifo. Va bene, in questa parte la cancelliamo. Ci senti tu il cacao in polvere? Ti prego, dimmi di sì, che non so. Adesso solo se, io. Se lo trovo te porto qua. Cioè, non lo riesco a definire. Al gum. No. Leo, cado. Ah, Leo, scusa. Leo, cado. Sarà fatta una finaccia. Vero? C'è il retrogusto di cacao, certo. È vero, c'hai ragione. È vero? Sì, c'hai ragione. Oh, vedi. Il cacao in polvere, però molto buono. Cacao a me è piaciuto polvere. Tanto. Però è indefinita come ciambella. Mm. Eh? Che odore? No. L'odore no, no, non, non odorate, se papate basta, se li prenderete. Un po'. Buono. Io questo do un bel 8. Non riuscirei a svaparlo tranquillamente tutto il giorno. Ma non lo riesco a definire. Io 5. Boh, faccio fatica. Wow. Faccio fatica, non... Cioè, è buono, però è particolare. È una cheesecake. No, neanche. Ha detto Sonia prima, è un liquido curioso, se si riferiva a questo qui. Effettivamente. Jacopo, inviti Andrea? L'admin, vedo che mi sta mandando messaggi, ma non riesco a leggerli. Però è buono, 8 anch'io. Sì, a me piace tanto. Sì. Mi raccomando, da svapare, non odorare. Sì. Questo è importante. Sì, perché sa di formaggio chiuso nella scatoletta di plastica. Bene. Io come linea... gli do un bel 8. Tutta la linea un 8 tranquillamente. Sì, sì. Ah, su 5 liquidi 4 so veramente buoni, uno a mio avviso è lievemente scarico, quindi comunque sì, una bella linea. Direi anch'io un 8 tranquillamente. Sì, pure io. Pure tu. Nella media. Tranne quei due un attimino un po' più scarichini. A me non è l'unico che buone. Mi ha lasciato perplessa è i cereali ai frutti rossi, come li aveva chiamato prima Luca, i Fruity Loops, esattamente. Però il lici, cioè, è top. Secondo me il lici e la pink lemonade sono quelli che mi piacciono di più. Sì, quelli più buoni. Cioè, mi sbilancio un attimo. Secondo me sul mercato italiano potrebbero essere forse i più venduti i lici. Sì. Perché comunque è un gusto un po' più particolare, un po' più ricercato, quindi e comunque loro l'hanno centrato sia sul gusto che sulla parte zuccherina e sul dolce, perché non è invasivo, però comunque ti riempie la bocca, quindi è veramente buono. Ragazzi, direi di rimetterci un attimo le vesti di delle scimmie impazzite per un saluto. Mm.
una svapata. Per chi non l'avesse visto all'inizio, quali sogni intendevi? Questa volta devo mettere anche io Lecchini. Grazie, lo sappiamo che siamo sexissimi. Cosa vi facciamo venire voglia di comprare? Pensare che con queste maschere volevamo farci delle recensioni, poi ve lo dico, non si respira, non si parla male, perché comunque ciao Viviana. comunque sentite la voce molto ovattata. Chiediamo, ma la sentite bene la voce o è si potrebbe cupa? Sempre partire a fare recensioni. Esattamente. Oh, dai. Ma dai, dovevate fare così e così e così. Ma guarda, fortuna che adesso è un pochino più freschino a Gub, perché sennò veramente si soffoca. Ho acceso anche il... Che cazzo? Pensavo di essere... Stava a fa finta, però sembrava vero. Sì, la voce con il foro dell'aria chiuso, esatto, quindi è... Tipo Just Fog. E poi ci riempivamo di peli. Si sente decisamente bene, ma non benissimo. Ci abbiamo preso a non farli. Che fortuna. Per non dire altro. Bel complimento, grazie. Noi però adesso ci andiamo ad alcolizzare. Nei prossimi giorni ci saranno altre live, non so se con loro, non so se da sola, non mi guardare male. E ti ha tagliato fuori subito, eh? Ammazza, eh? No, io vi voglio con me. Va bene ragazzi, siamo ori. Abbiamo fatto gli scemi anche stasera. Lo spacciatore c'ha roba buona. Roba buona, sì. Roba buona forte. Va bene ragazzi, noi andiamo. Grazie per averci seguito. Ci vediamo in settimana con altre recensioni. Passate una buona serata, buon weekend. E al prossimo presto. Video. Ciao, ciao, ciao. Buona serata.